Ognuno di noi ha un nome con cui viene chiamato. Quel nome ha un profondo senso simbolico. È il nome che i tuoi genitori ti hanno dato e che inconsciamente avrebbero voluto dare a loro stessi. Una qualità che generalmente ha a che fare con la coppia. Una qualità mancante e al contempo desiderata. Ma oltre al tuo nome proprio, tu hai altri nomi, più sottili. Nomi che non sono il destino che i genitori ti hanno caricato addosso. Nomi che sono due in sostanza e sono nomi interiori. Uno è il nome che racconta del tuo stato attuale ordinario, è il ciò che sei. L'altro è il nome della tua essenza più profonda, il nome di quella tua identità che non è ancora rivelato. Il nome che ti hanno dato i genitori è il seme. Il nome interiore attuale è il frutto acerbo di quel seme e il nome di scopo è il frutto maturo. Questi ultimi due nomi interiori non sono nomi propri, ma scenari. Magari ti hanno chiamata Francesca o Francesco, ma il tuo nome interiore attuale magari è un deserto senza acqua. Il tuo stato dell'essere in questo momento si chiama così. Quel deserto descrive molto meglio chi sei del nome Francesca o Francesco. Ma tu non sei solo quello, hai ancora un altro nome. E poniamo che sia, io sono un oceano sotto un cielo senza nuvole. Questo nome racconta del tuo stato maturo. La musica, per come la intendo oggi nel mio lavoro, attraverso il suo potere evocativo è capace di portare fuori questi nomi e farteli vedere. E questi nomi sono simbolici, ovviamente, raccontano precisi stati dell'essere e quindi vanno decifrati. E quando capiamo il loro profondo e concreto significato simbolico, abbiamo importantissime indicazioni su chi siamo, da dove arriviamo e dove siamo destinati ad andare.